Oltre la metà gara di questo Gargano, mancano tre prove, come sta andando? Diciamo che sta andando discretamente, cioè, la fortuna è tanta, ma purtroppo da ieri sera, dall'esperienza di ieri sera che abbiamo avuto in strada, ci stiamo tenendo molto calmi. A questo giro abbiamo sbagliato la mescola delle gomme, cioè, è un disastro. Alfredo, due parole da te anche. Allora, caratterialmente io sono sempre positivo. Sì, è vero, abbiamo sbagliato la mescola delle gomme stamattina e ci siamo trovati con delle difficoltà, specialmente sulla punta speciale Calera, dove le linee di discesa erano veramente molto vicine. Ieri abbiamo avuto questo, chiamiamolo blackout tecnico, dove per fortuna siamo riusciti a parcheggiare la macchina, cioè la macchina è andata a finire praticamente in un slalom e quindi non abbiamo impattato. Tutto sommato siamo facendo una gara di mantenimento, di contenimento e soprattutto per come siamo messi in classifica, puntiamo solo a puntare la macchina tra noi. All'ottavo classificato assoluto, che ha anche un prestigioso premio qui davanti a noi. Eccolo qui, Samuele Nota e Alfredo Tarquinio, che in questo caso sono ottavi assoluti. Sesti di gruppo e sesti di classe in questo caso. Saluto a te. Ma dai, tutto a posto, ci accontentiamo della nostra posizione, quindi siamo soddisfatti. Allora, la coppa per la posizione assoluta, ma c'è un'altra coppa per voi. La più preziosa in questo caso, perché loro sono i vincitori del trofeo Città di Vieste per aver portato con sé la grafica più bella. Vincono questo trofeo che vi assicuro è importante, quasi quanto l'assoluto che ci tengono. A prendere anche questa fantastica coppa. Guardate che coppa che avete in questo momento da prendere in mano, perché in questo caso li mettiamo tutti e due insieme, sia Samuele Nota che Alfredo Tarquinio, prego vice sindaco, se vicini, perché con questa bellissima grafica a loro l'onore del terzo trofeo Città di Vieste. Ancora un applauso Samuele, per Samuele Nota e Alfredo Tarquinio. È un trofeo importante, ci si tiene molto qui a Vieste questo trofeo, che quest'anno viene vinto proprio da loro, dall'equipaggio numero 12, Nota Tarquinio. D'altronde, Leon, guarda la felicità di Samuele. Non l'ho mai visto un pilota straemozionato, anche Alfredo lo vedo emozionatissimo, perché è stata una sorpresa inaspettata per loro e diciamo che questa sorpresa è stata gratificata dal bellissimo lavoro del grafico per questa fantastica livrea. Perché Vieste ci tiene all'estetica, all'immagine, quindi anche l'auto poi viene premiata. Bravi ragazzi, trofeo imponente davvero, non so come farà a metterlo in auto, ma... Lo so che la vorreste portare a casa, però in questo caso verrà aggiunta poi una targhetta dietro, dove sarà aggiunto l'equipaggio, quindi Nota Tarquinio. Questo non se l'aspettava lui, vedi? E questo è importante, ci si tiene veramente tanto a questo trofeo. Ricordiamo i colori, la scuderia Ron Racing per Samuele Nota e Alfredo Tarquinio. Intanto qualche carrellata sui partner, vogliamo farla? Assolutamente, vai Leon! Allora saluto la gelateria Negrini, che è sempre molto simpatico
e brillante con noi, poi Svapo Club, passione per lo svapo, brillo parlante, la stazione, Negrini, eccolo qua, Taron, attrezzature, arredamenti per negozi, poi abitué, ristorante pizzeria La Luna di Molinella, poi Fresh, Baia degli Aranci, Melograni, Gustus, Gargano Sapori, Lido Cristal da Biccio, l'efficio Fratelli Vieste, Moto Grazia, assistenza e vendita, Al Tramonto, Noleggio Vieste, Falcone, pasticceria, caffetteria, Vieste Ornamenti, Hotel Le Ginestre, Vieste Carburanti, La Bussola Beach, Aquilano Motori, ma sicuramente qualcun altro lo stiamo Aquilano Motori, che peraltro ha garantito anche la presenza delle vetture pubblicitarie come Safety Car. Ricordiamo che la gara è anche valida come un grande hashtag, ce lo siamo scordati, Enjoy the Race, Terzo. The Sea and the Land. Terzo trofeo città di Vieste. È scatenato l'assessore allo sport. L'assessore quest'oggi è veramente contento, non ho mai visto un qualcosa di veramente incredibile. Io direi una cosa, Leon, Meo, anche a te, ma vedere un assessore al volante di una vettura, un pensierino per il prossimo anno.